Presidente, il comma 687 della legge di bilancio pone da un lato a rischio il rinnovo del contratto della dirigenza, ma anche altre conseguenze. Quali? Ma sicuramente c'è un allungamento dei tempi perché si parla di rivisitare il contratto collettivo nazionale quadro e occorre fare prima un atto di indirizzo. Questo potrebbe bloccare il contratto, anche se noi sosteniamo che il contratto 2016-18 è scaduto, c'era un incremento contrattuale dello 3,48% al regime e quelle risorse lì devono essere messe a disposizione, nel senso che quel contratto va chiuso subito da un punto di vista economico e basta, e poi si parlerà del nuovo contratto. È un problema abbastanza serio che noi abbiamo denunciato facendo la battuta della manina gelida che è subentrata, ma la cosa inammissibile è che una legge finanziaria che dovrebbe definire il budget di un paese inizia a fare una serie di cose che non hanno nulla a che vedere con la finanza. L'altro aspetto che magari volevo mettere in evidenza è che è possibile che ci sia un ritardo nella rilevazione delle deleghe e questo crea un danno a chi ha avuto la rappresentatività ex novo. La conseguenza più immediata sono i distacchi, i permessi e tutta un'altra serie di adempimenti legati strettamente alle deleghe. E quindi una rivisitazione poi di tutta la geometria diciamo dell'area 4, quella della sanità, dove si dovrebbe vedere poi i dirigenti amministrativi come entrano, e questo è il motivo per il quale noi chiederemo di creare un settore specifico della dirigenza medica all'interno dell'area della sanità. Voi vi siete anche rivolti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e avete iniziato una class action per quanto riguarda il contratto. Sì, era un atto dovuto nei confronti dei colleghi che attendono il contratto da 10 anni. Precedentemente avevamo mandato una segnalazione alla Corte dei Conti contro alcune regioni che non ci avevano risposto e non ci hanno risposto sugli accantonamenti per quanto riguarda soprattutto il 2018, e di conseguenza è emerso chiaramente il fatto che molte regioni hanno accantonato solo parzialmente le risorse per il nostro rinnovo contratto, perché la verità è che siamo arrivati ultimi, prima è arrivato il contratto e quindi ha preso le risorse giuste, poi la convenzionata e giustamente ha fatto il proprio contratto, alla fine le regioni hanno esaurito le risorse, cosa che invece non avrebbero dovuto fare, e di conseguenza noi siamo rimasti al palo. Da qui la segnalazione alla Corte dei Conti, la conseguenza più immediata è che una volta chiuso il triennio 2016-18, il 2 gennaio il primo protocollo CIMO nazionale è stato quello di mandare una denuncia alla Corte Europea per i diritti dell'uomo e contestualmente avviare la class action. Dobbiamo attendere 90 giorni perché abbiamo inviato il tutto all'ARAN, alle regioni, dopo i 90 giorni potremo andare avanti e quindi ci dobbiamo organizzare in quest'ottica qui. Paradossalmente il passaggio della dirigenza amministrativa ci favorisce perché allungando i tempi avremo più tempo per poter organizzarci e però proseguire questo tipo di iniziativa. Aspetta, per concludere, uno spot che è andato in onda anche sulle reti Rai, che incitava, diciamo, i pazienti a fare ricorso contro i presunti danni da malasanità, ha scatenato diverse polemiche. C'è adesso chi chiede basta quest'odio nei confronti dei medici e un tribunale, diciamo, comunque una camera di compensazione in cui pazienti e medici possano confrontarsi. Cosa ne pensi? Ma sicuramente è fondamentale una cosa del genere, perché il cittadino deve avere fiducia nel medico e il medico deve avere fiducia nel cittadino. Non è che il medico arriva in pronto soccorso in un reparto, si mette il giubbotto antiproiettile perché ha il timore di essere denunciato per qualsiasi cosa. Quindi il rapporto medico-cittadino, che purtroppo si allontana sempre più, va recuperato. Su questa campagna, al di là del parere del garante, è una campagna indegna. Mi chiedo, questo studio che ha investito forse anche 1 milione di euro, se io affronto una campagna così aggressiva, così costosa, immagino di avere un ritorno economico a spese dei medici, a spese delle strutture sanitarie, le quali strutture sanitarie, se erano tante risorse per ristorare anche cause inammissibili, daranno meno servizi ai cittadini. Quindi inizieranno a ridurre e a lesinare magari sui farmaci, sulle tecnologie, sugli interventi, sui ricoveri, perché probabilmente saranno affogati dai contenziosi legali, e questo è del tutto inammissibile.